Siete abbandonati, avete costato
sostanzialmente la direzione che vuole arrivare sul tutto dalla mattina alla sera. Allora, per cortesia, se avete bisogno di qualcosa, il direttore sanitario risponde a tutti. Chiedete al direttore sanitario, evitiamo scene di panico, perché non c'è panico. Noi riusciamo a fronteggiare tutto in un momento in cui la protezione civile non riusciva ad avere tamponi. Ieri la dottoressa Fruzzese ha approvato 200 tamponi, voglio dire. Quindi riusciamo tra amicizie personali, rapporti personali, perché ora è questo, e la nostra protezione civile che ci sta aiutando anche in tutto e per tutto a gestire la situazione. Quindi io vi sto dicendo questo per farvi stare da qui. È ovvio, io posso gestire la situazione qua dentro, poi quando uscite sta la vostra responsabilità, chi frequentate, quello che fare, sta alla vostra responsabilità. Qui dentro c'è un ambiente protetto, tra virgolette, perché comunque non portiamo altre infezioni se tutti rispettiamo le norme. Quindi cerchiamo di stare tranquilli. Per gli amministrativi lo smart working qua dentro non si fa, perché siete a Castello in piena protezione, quindi state tranquilli, siete tutti ben separati, non ci mettete pure voi, per piacere. Il direttore amministrativo comunque è a disposizione per qualsiasi cosa. Allora, io adesso per le questioni tecniche passo il microfono al direttore sanitario, vi ringrazio. Vi prego, stiamo tutti insieme, insieme, non tanto vicini, però sicuramente questa situazione era tra 15 giorni, noi l'abbiamo superata. Purtroppo gli altri ospedali no, ma noi l'abbiamo superata. Oggi ci è arrivata una lettera con richieste che mi ha passato il direttore pochi minuti fa, con richieste di ricovero, anche se non per quello che è il nostro, per il secondo livello, diciamo, e per la riabilitazione, e lui in maniera molto gentile e molto professionale ha risposto di no, non è possibile. Quindi, dietro a voi ci sta una direzione che vi sta proteggendo tutti, anche se non lo sapete, lui costantemente bombardato e riesce a fare molte. Allora, io vi ringrazio per tutto quello che fate, se avete bisogno noi siamo qua e passo la parola al direttore sanitario. Grazie a tutti. Io non ho mai parlato di me. Io sono specialista in igiene e tecnico ospedaliera dal 1991. Mi sono specializzato sulla tesi sperimentale, dove sono andato a fare uno studio sui liquami aerei dispersi di un tumore ospedaliero. E ho aperto il servizio di igiene ospedaliero in un policlinico universitario. Per cui non sono arrivato a fare il direttore sanitario perché sono stato raccomandato da qualcuno o attraverso altre vie. Sono arrivato attraverso la navetta e mi sono fatto tutte le problematiche intorno a Piazza San Pietro. Giornate mondiali della gioventù e tutte quelle situazioni, giubilei, emergenze in Vaticano che riportava la Santo Spirito e che nessuno ha saputo niente, suina, aviaria, ebola, queste cose non le ho mai dette perché non fa parte del mio carattere. Detto questo, noi avevamo il problema di tutelare gli ammalati e voi. Ci siamo fatti due conti. Abbiamo visto che tutelando voi tutelavamo la forza lavoro e avremmo resistito di più. Per cui col direttore generale, il direttore amministrativo,
In questa maniera noi riusciamo a reggere per un tempo superiore al periodo di incubazione del virus. Cos'è il periodo di incubazione? Il periodo di incubazione è quel tempo che intercorre fra l'esposizione, la contaminazione e la comparsa del sintomo, che sono di 14 giorni. Dopo i forti sforzi per gli approvvigionamenti fatti dal direttore, abbiamo fatto due conti, abbiamo deciso, proteggiamo il personale così riusciamo a superare questa situazione di 14 giorni. Perché è stata una scelta ragionata, precisa. Se avete qualche cosa, chiamatemi, chiedo che tutti abbiano il mio cellulare. Io ho il cellulare dal 1990, dal 1991, perché nel 90 non ce l'avevo il cellulare, dal 1991 il mio cellulare è sempre acceso e chiedo che ce l'abbiano tutti. Chiedete a me, non fate andare notizie devastanti su WhatsApp o cose di questo tipo. Abbiamo sbloccato Formosa. Che significa? Significa che ogni medico da ogni reparto può accedere a prescrivere i farmaci su Formosa. Questo non significa che stiamo pagando un corpo di Stato, questo significa che sono i medici che devono effettuare recupero psicofisico perché sono stati costretti da una serie di situazioni a farsi 48-72 ore, possono essere rilevati da un altro medico in reparto che non è abilitato alla vigilazione su Formosa per poter dare la continuità assistenziale. Quindi c'è una spiegazione a tutte queste cose che sono state, non è che non si sta impazzendo, no? È chiaro che questa situazione determina oggettivamente delle ansie, delle paure. D'altra parte, fino a che non c'è stato il paese, non è stato terrorizzato, la gente andava in giro, le scuole erano chiuse e ci si comportava come se non fosse successo niente. Ci siamo dovuti terrorizzare affinché le norme di buona igiene e di buona casa potessero essere messe in atto. Per cui siamo tutti scarsi, siamo tutti difficili, io per primo. Qui voglio ringraziare tutto il personale, ma soprattutto il dottor Fiori, perché si pone a disposizione di gruppi di operatori o di singoli operatori che in questa fase di disagio potessero essere supportati con un colloquio psicologico, con quello che voi riteniate e con quello che è il bagaglio di professionalità del dottor Fiori, che ha completa disposizione di tutti quanti voi. Per cui voi nella vostra intimità, nella vostra riservatezza, contattate il dottor Fiori e il dottor Fiori organizzerà con singole persone, dei gruppi, la troverà in una maniera, la professionista qual è, di dare un supporto diretto e indiretto in una situazione che oggettivamente determina panico. Perché determina panico? Perché noi fino a ieri eravamo considerati fossimo invincibili, ma il postridium difficile, scrivo scusa, è molto più resistente ai disinfettanti del coronavirus. E quanti ammalati abbiamo assistito con lo Clostridium difficilis? Le Klebsielle multiresistenti non ne abbiamo mai avuto in reparto. Quanta gente ci importa di sepsi di Klebsiella multiresistente? Signori miei, siamo qua, il cellulare ce l'avete, qualunque cosa, chiamatemi. Se vogliamo utilizzare WhatsApp, utilizziamoci per darci delle situazioni di stimolo, di andare avanti, perché riusciremo a superare questo tipo di situazioni.
Vi do un anticipo, io stesso mi sto costruendo per ogni situazione geografica delle curve. In Lombardia, dove il picco era elevato, da ieri sta cominciando a diventare un plateau, per cui probabilmente stiamo scendendo. Però quello che vi chiedo, serenità, è questo tipo di precauzioni a funzione massima che avete, abbiamo anche fuori. Sono a disposizione, grazie. Grazie.